Buongiorno. Ho già approfittato, ho preso un po' di materiale informativo. Senta, volevo invece avere anche una piantina di sappada. Sì, eccola qua. Allora, noi ci troviamo qui dove c'è la ID informazioni, siamo in centro a Sappada, la località si sviluppa per 5 km lungo il corso del fiume Piave ed è disposta appunto in senso longitudinale, ci sono 15 borgate una vicino all'altra che compongono l'abitato. E ho visto che c'è anche Sappada Vecchia, quindi il borgo vecchio del paese. La parte diciamo di Sappada Vecchia rispetto al centro è un po' più direzionato verso... diciamo est, nella parte alta del paese, è una strada secondaria, quindi anche esclusa al traffico delle auto prevalentemente, e lì trovate tutte le abitazioni caratteristiche di Sappada, è un'architettura locale spontanea in legno di matrice austriaca, l'origine del paese appunto certo, si lega a questo. Esatto, e trovate tutta una serie di piccoli borghi con la loro cappelletta, la fontana, le abitazioni caratteristiche, molto suggestiva, particolarmente diciamo d'inverno poi con la neve. Quindi. Ci sono invece anche altri punti magari belli proprio da vedere come visuale, come vista? Senz'altro, Cima Sappada di per sé è una borgata che fa parte della Sappada Vecchia, quindi è caratteristica tanto quanto la zona diciamo un po' più intermedia, ed è anche molto panoramica perché è più alta rispetto al resto del paese e consente appunto tutto una vista sulla valle. Bello, bello, insomma, quindi sicuramente farà una bella passeggiata. Invece per quanto riguarda lo sci, lo ski pass, avete anche un po' di informazioni sui costi? Allora, vi lascio l'elenco con tutti i prezzi per la stagione invernale. Sono gli ski pass individuali, si suddividono in alta stagione e bassa stagione. Il periodo di alta stagione è indicato qui con le varie tariffe per il giornaliero o la proiezione settimanale per adulti, la riduzione per i ragazzi e i senior oppure la tariffa chiaramente agevolata per i baby. Il giornaliero costa 31 euro gli adulti, quindi chiaramente è uno ski pass molto conveniente, la località è piccolina ma adatta alle famiglie, adatta ai bambini, ai principianti. Bene. E con una tariffa un po' più bassa magari rispetto a altre località. Infatti qui vedo per i bambini addirittura che c'è lo ski pass gratuito se sono così esattamente, piccolini. Esattamente, c'è anche un'alternativa diciamo che può essere conveniente, che è quella dell'acquisto dello ski pass a ore, proprio per coloro che vogliono sfruttarlo in più giornate senza essere vincolati diciamo dal mattiniero o pomeridiano. Quindi lo posso acquistare e poi magari acquistare durante la settimana suddividerlo come voglio e tempo permettendo, insomma. Ovvio. Va bene, io intanto la ringrazio, poi magari se ho bisogno di altre informazioni ritorno. Certo. Ah, una guida magari dove posso prendere altre notizie? A Sappada abbiamo questa guida edita dall'associazione Plodar, che diciamo è un'associazione di tutela della lingua e cultura sappadina, e dove trovate tutte le informazioni relative alla località, da una parte storico-culturale a tutta la parte di tradizioni locali. Noi abbiamo alcune tradizioni veramente sentite, ad esempio il carnevale, apro a caso ma si vede. È vero, ecco. E poi tutta una parte diciamo di cultura locale anche legata alla cucina e agli itinerari estivi, invernali, escursioni, suggerimenti di proposte, insomma. Bene, trovate tutto. La studio molto volentieri. Allora intanto la ringrazio. Di niente. E ci vediamo magari questi giorni. Grazie, buona vacanza. Grazie. Arrivederci. Sono entrata nell'ufficio turismo e ho preso tanto materiale informativo su Sappada perché veramente mi piace questo posto. Mi puoi dare qualche informazione in più, innanzitutto sulla ricettività? Ma allora guarda, Sappada è un paese molto particolare, noi siamo in 14 famiglie principali che hanno fondato queste 14 borgate. Noi siamo un paese germanofono in Italia e abbiamo una vocazione turistica che risale ai tempi subito successivi alla Prima Guerra Mondiale. Quindi abbiamo molte strutture ricettive, piccole, familiari, accoglienti, bene, gestite dalle famiglie. Quindi sono sicuro che ti troverai bene in qualunque struttura dovessi recarti.
Quindi ci si sente un po' a casa, ecco, il turista che viene a Sappada, certo, veramente vive nella comunità, nel vostro quotidiano. Certo, come detto, noi siamo una delle più vecchie località turistiche montane e all'interno delle Dolomiti, quindi noi abbiamo fatto del turismo sostenibile e siamo contro il turismo di massa, e quindi il turista che viene da noi si trova veramente a casa, come in famiglia, in piccoli alberghi, sempre accolto, tutti si conoscono, le famiglie vengono di anno in anno, vengono i genitori, poi i figli, quindi ci troviamo molto bene con i nostri clienti. Senti, invece per quanto riguarda le attività, immagino ovviamente lo sport qui è, insomma, proprio l'attività principale. Certo. Ecco, quali sono però gli sport sia invernali che magari anche nel periodo estivo? Allora, che si guarda, possono fare? Sappada è famosa per lo sci da fondo, è conosciuta in tutta Italia per questo, perché noi siamo la patria di Silvio Fauner, di Pietro Pilar-Cotter, adesso abbiamo la Marina Piller, la Lisa Vittozzi. Abbiamo anche un giovane atleta, Emanuele Buzzi, che ha appena fatto la sua gara di Coppa del Mondo. Quindi diciamo che nello sport siamo molto forti e competitivi come sappadini. Abbiamo le piste da discesa, abbiamo il parco divertimenti sulla neve più grande d'Italia, che è Nevelandia, per i bimbi. Per i bimbi, insomma, veramente, quindi il vostro target è anche soprattutto la famiglia. Certo. Ed estate invece cosa d'estate abbiamo bellissime camminate, abbiamo i parchi avventura all'interno dei nostri boschi, abbiamo molti rifugi aperti sia d'estate che d'inverno, e quindi anche d'estate puntiamo sempre come target alla famiglia. Senti Fabrizio, ma in vacanza si fanno un po' due conti, quanto si può spendere mediamente qui per una settimana? Ma guarda, noi siamo una località che non voglio definire economica, ma siamo alla portata di tutti, siamo per le tasche di tutti, capiamo anche noi le difficoltà delle famiglie, perché siamo delle famiglie a gestire gli alberghi, e quindi cerchiamo sempre di fare delle promozioni dove i bambini hanno forti scontistiche. Io invece so, dimmi se non sbaglio, che qui fate un carnevale veramente particolare, certo, che è legato proprio alla storia di, certo, Sappada. Certo, il carnevale di Sappada è il secondo più vecchio di tutto il Veneto, dopo il carnevale di Venezia. Questo carnevale rappresenta quella che era un po' la vita fino a 100 anni fa dei nostri avi, ed è molto sentito dai paesani, che fanno il carnevale innanzitutto per divertimento loro. Poi, con l'avvento del turismo, si è creata questo turismo che segue il carnevale, però noi lo facciamo più che altro per noi. La lingua è particolare, sì. Ecco, io sono appena arrivata, devo trascorrere qui insieme a voi una settimana, augurami buona vacanza magari nella vostra lingua. Certo, allora ti dico Schöne Urlaub, che vuol dire buona vacanza in sappadino, che è una lingua tedesca, il tedesco di 1000 anni fa, quindi sei tranquillamente, puoi non capirlo. Ti ringrazio allora. Danilo, le carissime ragazze dell'ufficio turismo mi hanno detto parla con lui perché sa veramente di tutto e di più su Sappada, ovviamente parlando di sport invernali, proprio perché è il maestro veterano, non tanto per l'età ma soprattutto per l'esperienza. Beh, senti, in effetti è così, è parecchi anni che faccio il maestro di sci, per cui... E allora senti, io ancora devo provare insomma le piste di Sappada, innanzitutto come sono? Piste difficilissime non ce ne sono, abbiamo piste azzurre e piste rosse, comunque abbiamo 20 km di piste, sicuramente le piste, i campetti, che sono la cosa principale di Sappada, adatta soprattutto ai bambini, esposte al sole, e oltretutto per i bambini varie, per cui per chi inizia a sciare sono eccezionali, e oltretutto c'è la possibilità da parte dei genitori che, stando a prendersi il sole, possono controllare i bambini che iniziano a sciare. Sì, in effetti è vero, è proprio è tutto molto racchiuso, quindi per i genitori è ideale come meta. Perché i bambini non corrono pericoli, perché è largo, è spazioso, per cui non hanno problemi, e i genitori hanno la possibilità di controllarli. Ecco, le piste mi hai detto non sono difficilissime, però ovviamente poi si sale, quindi anche la pendenza c'è. Infatti dopo abbiamo il Col dei Mughi, Pian dei Nidi, che sono delle seggiovie, poi abbiamo il Siera, che è un'altra seggiovia, e due seggiovie più uno skilift a Sappada 2000. Oltre a questo abbiamo altre possibilità di divertimento, per chi vuole camminare non ci sono problemi, perché hai visto che è un paese bellissimo, quindi sì, abbiamo la possibilità di camminare o per il paese, che è paese vecchio, Sappada Vecchia, che è bellissima, oppure lungo le strade che si inoltrano nei boschi, che sono aperte, sono battute, per cui uno può andare tranquillamente a camminare con le ciaspe o senza ciaspe.
Insomma, si può vivere Sappada in tanti modi, a seconda insomma, anche delle attività sportive che si vuole praticare. Sappada sicuramente offre tutto, perché oltre a questo abbiamo, per chi piace le motoslitte, abbiamo degli itinerari con le motoslitte, per cui si vanno anche nei paesi vicini con le motoslitte, sicuramente cose belle. C'è da divertirsi per tutti, offriamo sicuramente una gamma a 360 gradi, per chi vuole c'è tutto. Danilo, io intanto ti ringrazio e ci vediamo magari sulle piste, così se ho bisogno di una mano so a chi rivolgermi. Va bene. Ti ringrazio. Ciao. Di Sappada, ma secondo me sei una persona che ama questo territorio in tutti i suoi aspetti e quindi vorrei approfittare proprio di questa conoscenza per chiederti delle informazioni, innanzitutto su una particolarità che ho scoperto in questi giorni qui a Sappada, che è proprio la lingua, il dialetto. Certo. Sappada ha origini antiche, è una delle 15 comunità di origine tedesca sparse in tutto l'arco alpino. Poi nel tempo alcuni nuclei familiari sono venuti comunque nella valle, da valle vicine dall'Austria, quindi nella zona di Kartich, nella zona della valle del Gail, quindi sono il paese di Obertilga, Untertilga, Maria Lugau e via dicendo, che si sono stabiliti poi qui. Per cui noi ci troviamo a dire che l'immigrazione l'abbiamo avuta dalla valle del Gai sicuramente, ma anche dalla zona di Monaco, e alcuni cognomi addirittura provengono dalla zona di Vienna. Quindi una lingua, diciamo, tedesco, certo, diciamo così, che però ho sentito che molte persone ancora parlano, è proprio un dialetto insomma corrente, certo, si sente in giro. Certo, il motivo è abbastanza semplice: Sappada è posta tra i 1250 e i 1300 metri. È posta come spartiacque tra la zona del Cadore e la zona della Carnia. Ha confinanti popolazioni di origine ladina, quindi Comelico e Carnia, per cui ha subito un certo isolamento negli anni. Avendo questo isolamento, i matrimoni si sono sempre celebrati tra gli stessi abitanti e c'è stata pochissima immigrazione fino all'avvento del turismo. In quel momento hanno cominciato i matrimoni misti e via dicendo. Per cui ecco che si è mantenuta la lingua nonostante non fosse studiata a scuola. Guarda, devo essere sincera, io è la prima volta che vengo a Sappada e mi affascina un po' questo paese, proprio per quello che dicevi. Innanzitutto si sente proprio la tradizione, anche nell'abbigliamento di alcune signore che sono magari, certo, negli agriturismi, che accolgono i turisti, nel dialetto, e poi veramente nell'accogliere il turista in questa comunità. Quindi ecco, il turismo ad esempio a Sappada quando ha iniziato ad esserci? Allora, il primo albergo è sorto nel 1866. Difatti Sappada ha la seconda seggiovia d'Italia e una delle prime seggiovie anche subito dopo, cioè una è nata nel 48, nel 49 è nata la seconda seggiovia. Per cui già allora si è trovati ad avere una richiesta di ampliare il settore del turismo e Sappada è riuscita in questo intento, per cui era nota sia negli scalatori austriaci e tedeschi, ma soprattutto anche dai primi turisti inglesi che venivano sulle Dolomiti per scalare le montagne. Oggi insomma veramente il turista si sente a casa, è anche un po' forse una scelta vostra di sappadini di puntare su questo turismo magari un po' di nicchia, ma che ama veramente la montagna. Certo, allora chi viene a Sappada la prima cosa che dice: Sappada è molto bella. Sì, obiettivamente. Perché cosa trova a Sappada? Trova non uno sviluppo turistico che ha rovinato il territorio, ma trova un paese che ha mantenuto le sue caratteristiche. Le ha mantenute sullo stile delle abitazioni in block house, quindi costruzioni in legno,
le ha mantenute per l'amore di abbellirle da parte dei proprietari delle case con i fiori, con piccole cose che però rendono piacevole vedere queste case. Le ha mantenute anche all'interno, per cui gli abitanti hanno cercato in qualche modo di mantenere le vecchie strutture, rinnovandole, mettendoci dentro i servizi che servono al turista di oggigiorno, però non coinvolgendo la casa. E questo credo che sia stato uno degli argomenti per cui c'è attrazione turistica verso Sappada. Beh, anche ogni borgata ha un po' una sua caratteristica. Certo, allora qui entra in gioco anche la religiosità dei sappadini. Basti pensare che ci sono due chiese principali, che sono quella di Santa Margherita e quella di Santo Osvaldo. C'è poi un santuario costruito per un voto nel 1972, e ci sono però in ogni borgata una serie di piccole cappelline, perché ogni borgata voleva avere la sua struttura religiosa. Max, senti, io veramente sono contenta di averti conosciuto e di aver scelto Sappada come meta turistica per le mie vacanze. Come mi piace sempre chiedere un po' alle persone del posto dei motivi per ritornare qui a Sappada. Perché come turista devo ritornare a Sappada? Allora, tanto per l'ambiente. L'ambiente è spettacolare, perché tu hai le montagne che sono proprio di fronte, ti sembra che ti vengano quasi addosso. È una spettacolarità unica, perché sì, la montagna dolomitica ha questa sua caratteristica molto bella. Secondo, per l'accoglienza che sanno dare i sappadini ai turisti. E abbiamo anche alcune caratteristiche e alcuni prodotti che sono fatti solo a Sappada. Solo qui. Te ne cito uno, la Saunschotte, no? Ovvero, aspetta, che cos'è? Saunschotte è tradotto letteralmente ricotta acida, ma non è una ricotta, ma è un formaggio fresco. Un terzo motivo è il paese anche per le giovani coppie che hanno dei bambini, perché i bambini si trovano le piste a due passi da casa, trovano un parco giochi sulla neve che è splendido, ma anche perché trovano un ambiente che uno esce di casa e dice: qui posso lasciarli liberi, non hanno nessun pericolo attorno, non vanno da nessuna parte. Anche questo è un motivo. Sicuramente lo è. Max, io ti ringrazio, sicuramente ritorno ti e quasi quasi vado a cercare questo formaggio da qualche parte, che a Sappada certo, lo trovo. Certo, certo. Ti ringrazio, è stato un piacere conoscerti. Ciao. Ti ringrazio di avermi accolto qui nella tua cucina.
Senti, allora, io so che veramente cucinate molto molto bene, soprattutto ricette sappadine. Innanzitutto la zuppa, chiamiamola, allora, ricetta proprio tipica. Questa è la ricetta che ci ha insegnato la nostra nonna Bernardina. È una ricetta molto semplice, infatti tutti gli ingredienti che si vedono qua sono gli ingredienti che una volta c'erano nelle case, quindi l'orzo, le patate, la pancetta brustolita, i fagioli, giusto, ci vanno giusto un 2 chiodi di garofano, un mezzo spicchietto d'aglio, un po', quella volta non avevano il dado, noi ci mettiamo un po' di dado oggi, è dado fatto in casa, sì. Allora io ho già messo a bagno ieri sera l'orzo, e ho già messo a bagno anche i fagioli ieri sera. Noi qui mettiamo a cucinare i fagioli e invece in questa pentola ci mettiamo l'orzo, le patate tagliate a dadini. Ah, quindi viene messo tutto insieme? Esatto, ci mettiamo un po' di pepe. I fagioli invece vanno aggiunti da cotti, perché altrimenti uno cucina prima e uno cucina, hanno cotto, quindi per quello li cuciniamo separatamente, li aggiungiamo praticamente a metà cottura. È diventata comunque, non si direbbe, però è diventata comunque una zuppa bella fissa, è addirittura mangiata domani è ancora meglio, come la zuppa di fagioli. È sempre buona il giorno dopo. Cosa dici, ci sediamo a tavola? Ok, allora. Assaggiare una specialità sappadina, e questa è la Saugenschutte, ovvero la chiamerebbero fermentazione lattica, però è una ricotta aromatizzata con questo dragoncello che cresce a Sappada negli orti, e devi per forza assaggiarla, perché bene, guarda, io vado, non è un problema. Ok, si mangia così. Allora, proprio qui la serviamo sul pane nero, perché così si può apprezzare al massimo. E poi come lo mangiamo a casa nostra, invece, papà la mangia così. Lo mangiamo con la tazza di latte, con la polenta, fresca tagliata a pezzettini, e logicamente il Saugenschutte sciolto. Lo farò assaggiare. Oh, ecco, vedi. Qui in Veneto si taglia così la polenta, Rosina, quando sì, con il filo. Sarebbe così, sì. Vedi che bella. Ma la polenta chi l'ha fatta? Lui. Ah, pure la polenta, mamma mia che bravo. Il specialista. Ogni sera se ne fa una, eh. Ah, dimmi come si fa. Ok. Poco, perché poi abbiamo pure la zuppa, se no. Ok, quindi si mette il formaggio. Io lo chiamo formaggio, sì, diciamo, ecco. Così. Poi si mette il latte. Hai il cucchiaio? Si mette il latte, eccolo qui. Buono? Ecco. Dalle direttive, se te lo preparo io. Ma ci mancherebbe, tu lo devi preparare. Ho visto che dai tutte le direttive qui alle due donne. Metti ancora un po' di ricotta. Di sarlo? Se no fa venire sonno. Sentite, ma mentre Ettore prepara questa specialità, com'è, sì, papà? Com'è un papà con 7 figli, con 6 donne, e anzi 7 con, sì, la mamma? Non vedi, eh? Che bene che sta. Sta bene, sta, bene, sta proprio coccolato. Guarda così, che pancia, no? Che ha. Vedi, ecco. No, lui è un gigante buono. È un gigante buono, vero? Ha questo vocione, però in realtà, eh. Allora, quindi una volta che si è mescolato, ecco, tutto, adesso che si fa? Ti prendi un pezzo di polenta e ti metti dentro, ecco, lo tagli a pezzi. Così? Sì, lo dentro, sì, e taglialo adesso. E man mano mangi un po' di polenta e un po' di latte. Non capito. Così, devi provare. Io provo. Erika, vuoi? Provo. No? No, io vorrei, c'è un sciotto. Però papà è proprio buona sta polenta. Vabbè, è buono, eh? Sì. Però era un po' scettica, devo dire la verità, eh? E invece è proprio buono. Cari
cari amici, la mia vacanza termina qui. Sappada, un borgo autentico dove il turista veramente si sente a casa. Una vacanza che vi consiglio assolutamente. Vediamo anche quanto si può spendere mediamente per una settimana. Albergo in mezza pensione, 65 euro al giorno, per un totale di 390 euro. Ristoranti in media 20 euro al giorno, quindi per una settimana 140 euro. Lo ski pass settimanale 135 euro. Spese varie 100 euro. Totale 765 euro. Vi do appuntamento la prossima settimana per un'altra vacanza da condividere insieme. Se volete rivedere invece questa vacanza, potete visitare il sito www.lasciabianca.com, il canale YouTube, la pagina Google Plus o la pagina Facebook del format. Mi raccomando, viaggiate insieme a me. Ciao!